tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi affrontiamo un tipo particolare di legame secondario che è il legame idrogeno, detto anche ponte idrogeno. Teniamo a precisare che è un legame dipolo-dipolo, che è un legame elettrostatico ed è il più forte tra i legami secondari. Il legame idrogeno è un tipo di legame estremamente importante in quanto può influenzare notevolmente la struttura delle molecole, delle biomolecole ad esempio, così come può influenzare le proprietà chimico-fisiche di moltissimi composti chimici. Perché si possa parlare di legame idrogeno devono essere soddisfatte alcune condizioni. Innanzitutto ci deve essere la presenza di un idrogeno che deve essere legato attraverso un legame covalente con tre elementi della tavola periodica che risultano essere i più elettronegativi. Questi elementi sono il fluoro, l'ossigeno e l'azoto. Altro aspetto importante è che questi elementi devono presentare almeno un doppietto, un lone pair libero. Tra poco vedremo un pochettino perché è importante questo aspetto. Come abbiamo detto, il legame idrogeno è il legame più forte dei legami dipolo-dipolo. Consideriamo per esempio l'acido cloridrico. Sappiamo che il cloro è molto più elettronegativo dell'idrogeno e quindi si andrà a generare un dipolo, quindi un addensamento di carica negativo sul cloro. L'altra molecola di acido cloridrico si orienterà attraverso quindi l'idrogeno che verrà attratto quindi dal dipolo del cloro. Questo tipo di molecola non dà alcun ponte idrogeno. Consideriamo l'acido fluoridrico. L'acido fluoridrico è vero che è molto più forte del cloro, però riesce a dare origine a un ponte idrogeno perché dati sperimentali hanno dimostrato che si genera un legame molto più forte di quello dei semplici dipolo-dipolo. Questo perché? Perché il tutto è dovuto alle proprietà dell'idrogeno. Vediamo un attimino di comprenderle. L'idrogeno è il più piccolo degli elementi della tavola periodica, è l'unico a possedere un elettrone e che pertanto non ci sono altri elettroni che possono fungere da schermo. Nel momento in cui si va a legare con un elemento fortemente elettronegativo, così come abbiamo visto, fluoro, ossigeno e azoto, viene notevolmente polarizzato. Questa elevata polarizzazione determina un intenso campo elettrico. Però c'è un altro aspetto che dobbiamo analizzare. Il legame idrogeno è un legame direzionato al pari dei legami covalenti, quindi questa sua forza di legame maggiore è spiegabile attraverso che cosa? Attraverso il fatto che l'idrogeno possa in un certo senso accettare un doppietto elettronico, in questo caso del fluoro, e quindi immaginare come il legame idrogeno come una sorta di legame dativo. Infatti più correttamente il legame idrogeno viene indicato come un legame misto, quindi in parte elettrostatico dovuto all'attrazione dei due dipoli e in parte covalente proprio perché l'idrogeno funge da accettore del doppietto elettronico di questo elemento del fluoro, in questo caso dell'elemento molto più elettronegativo. Possiamo dire quindi che tutte le sostanze che presentano il gruppo HF, il gruppo OH e il gruppo NH, tutti possono dare origine a dei ponti idrogeno. Per esempio il gruppo H, chiamato ossidrilico, è il tipico gruppo degli alcoli, che quindi possono dare origine a legami idrogeno sia con le stesse molecole sia con l'acqua. Ora vediamo di affrontare il discorso relativo all'acqua, così riusciamo a capire perché per esempio l'acqua presenta che cosa? Dei punti di fusione e di ebollizione notevolmente più alti rispetto ad altre molecole. E anche perché l'acqua nel momento in cui solidifica diminuisce la propria densità e quindi galleggia sull'acqua liquida. Ora vediamo di disegnare una molecola di acqua così come abbiamo già visto nei legami. Quindi l'ossigeno presenta due doppietti di non legame, quindi si lega due atomi
di idrogeno e quindi si genera una molecola che è fortemente polare. Stiamo attenti a questi due doppietti liberi. Se io vado a disegnare un'altra molecola di acqua, sempre con le cariche di dipoli opposti, avremo qui che cosa? Un ponte idrogeno, e quindi questo doppietto potrebbe fungere da donatore del doppietto stesso nell'idrogeno. Se io vado a disegnare un'altra molecola di acqua, questa molecola di acqua andrà a stabilire un ulteriore ponte idrogeno con l'acqua. Quindi cosa possiamo dire? Adesso lo vediamo in figura, così disegnata anche meglio. Quindi una molecola di acqua, vedete, può coordinare quattro ponti idrogeno. Questi delta meno che voi trovate, quindi queste parziali cariche negative, sono relative ai doppietti di non legame che vi ho indicato con il trattino. Pertanto questo spiega perché l'acqua presenta questi punti di ebollizione notevolmente più elevati. Se io considero l'acido solfidrico, per esempio, che è speculare all'acqua come molecola, quindi con lo zolfo che si lega ai due idrogeni, quindi una geometria molecolare come quella dell'acqua, non potrà dare origine a ponti idrogeno perché lo zolfo è molto meno elettronegativo rispetto all'ossigeno. Un altro aspetto importante è il motivo perché l'acqua quando solidifica diminuisce la propria densità. Questo è spiegato bene da questa figura, cioè nel senso che nel momento in cui l'acqua comincia a solidificare, tutti i ponti idrogeno che esistono tra le molecole di acqua si dispongono tutti a una stessa distanza. Questo cosa determina? La formazione di un reticolo cristallino, un aumento degli spazi quindi nel reticolo stesso, e quindi un aumento di volume. Questo aumento di volume non farà altro che diminuire la densità dell'acqua, in questo caso del ghiaccio, il quale andrà a galleggiare sull'acqua liquida. Un'ultima notazione: è importante il legame idrogeno in biologia. Per esempio, se noi consideriamo il DNA, che è costituita quindi da una doppia elica in cui abbiamo un montante a cui sono legate le basi azotate, quest'ultime sono legate proprio attraverso questi legami tra virgolette deboli, ponti idrogeno, che non fanno altro che andare a rafforzare la struttura e quindi a rendere il DNA estremamente stabile. Un altro esempio che possiamo considerare è quello delle proteine. Se noi consideriamo la struttura secondaria delle proteine, quindi per esempio qui vediamo una struttura ad alfa elica e una struttura a foglietti, vediamo che questa struttura ad alfa elica è fortemente stabilizzata da questi ponti idrogeno tra un ossigeno e l'idrogeno legato a un azoto. Qui anche si vede bene il ponte idrogeno nella struttura di una struttura secondaria di una proteina. Bene, io spero di avervi spiegato in maniera semplice il legame idrogeno. Iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.